Un Pineto tutto cuore cede il passo all'Arecanatese, sempre più capolista. Decide sbaffo che porta 3 punti pesanti in casa leopardiana. Prestazione sontuosa dei rivieraschi. Calcio d'inizio per gli ospiti, dopo un avvio con alta intensità ma poche occasioni pericolose dalla parte delle due compagini e l'Arecanatese a mettere la freccia del sorpasso. Giampaolo cross al centro, sbaffo sul pallone vagante, non può proprio sbagliare. Il vantaggio da linfa e coraggio leopardiani, Minossi riceve diagonale che fa trasalire l'ex compagno di squadra Mercorelli. La risposta bianca-azzurra porta la firma di Bosco. Il difensore rivierasco di testa va un passo dal gol del pari. I gelorossi potrebbero colpire in contropiede. Gomez addomestica e prende la mira. Pallone di un soffio in corner. Nella ripresa il Pineto parte subito forte. Pezzotti pennella per Barlafante. L'ex Giulianova impatta il legno. E sul successivo tentativo tutto reso vano per fuorigioco. Aumenta i giri del motore l'11 biancazzurro. Romano conclude in bello stile. Urbieti s'addomestica. Sempre la squadra di Mister Amaro vuole la rete dell'1-1. Minincleri centra la barriera. Pepe sul pallone vagante in corna. Masvera sopra la traversa. Dalla parte opposta stesso campione ma con la firma di sbaffo. Il numero 10 si avvita, pallone fuori di poco, ancora i padroni di casa spingono, Romano a tu per tu con Orbietis, anticipo millimetrico dell'estremo ospite, alla mezz'ora episodio da Moviola, Minincleri si allaccia con un avversario e cade a terra per Marchioni di Rieti, tutto regolare tra le proteste locali, al 90esimo i biancazzurri riescono a pervenire al sudato pareggio con Mesisca, ma il direttore di gara Reatino annulla per carica su Orbietis facendo inviperire il Mariani Pavone. Un Pineto tutto cuore va vicinissimo, ancora una volta al gol del pari del Mastro per Minella, a un passo dal classico gol dell'ex, sempre il numero 30 trova un Urbietis in giornata di grazia a negargli il meritato pareggio. Non succede più nulla, l'Arecanatese conquista 3 punti di platino contro un Pineto coriaceo che meriterebbe sicuramente qualcosa di più. Beh, rammarico è tanto, perché soprattutto il gioco espresso nella seconda frazione, il pareggio l'avremmo meritato e di fronte avevamo la prima della classifica, ha dimostrato tutto il suo valore e nella prima frazione siamo stati un po' ingenui a prendere 2 o 3 ripartenze su azioni nostre d'attacco, quindi sappiamo la forza della Arecanatese soprattutto in questa fase di gioco e su una di queste c'è uscito il gol del vantaggio e sicuramente la prestazione è stata buona da parte della mia squadra e sono soddisfatto della prestazione, ecco, poi il risultato bisogna accettarlo, ma se queste sono le prestazioni magari mi fa ben sperare per il futuro. Si può migliorare? Beh, sì, sicuramente nella finalizzazione delle azioni, perché sicuramente abbiamo messo tanti palloni dentro e in poche circostanze siamo stati pure sfortunati, quindi la difesa è la migliore del campionato, quella Arecanatese, quindi non era facile creare tante situazioni, ma l'abbiamo creata. Purtroppo non è mancata la zampata vincente, un paio di situazioni dubbi tra il rigore e il gol annullato, quindi sono decisioni che lasciamo a voi decidere e analizzare con calma. Ma io, come ho detto prima, guardo la prestazione ai 90 minuti, sicuramente a cospetto della prima in classifica il pareggio l'avremmo meritato. Calcio. Adesso quando uno vince dice sì, beh, meritavano di più, il risultato è questo, noi abbiamo fatto gol e il Pineto no, ci abbiamo avuto anche, dovevamo essere il secondo tempo più bravi su 2 o 3 ripartenze, eravamo 3 contro 2 una volta, un'altra volta 3 contro 3, però il Pineto, la nostra squadra, veniva da 3 vittorie, per me una delle squadre migliori del campionato, aver vinto qui e soffrendo in questa maniera dà ancora più merito ai ragazzi e faccio i complimenti perché hanno lottato dal primo all'ultimo minuto. Dopo un primo tempo secondo me bellissimo perché abbiamo giocato a calcio, il secondo tempo ci siamo abbassati un po', e abbiamo sparato più palle, noi su questo tipo di calcio siamo meno bravi, il Pineto è più bravo sulle seconde palle e hanno avuto l'occasione, se pareggiava non aveva rubato niente, questo è sicuro. Ma sai, il campionato è lunghissimo, noi domenica andiamo a Trastevere, perciò non ci possiamo cullare sugli allori. Io qualche campionato l'ho vinto, qualche campionato l'ho fatto, so che è difficilissimo, che adesso viene la stagione bella e sicuramente abbiamo le carte in tavola e in regola per arrivare alla fine, però ripeto, io non,
non esulto mai prima che di aver raggiunto l'obiettivo. Siamo sulla buona strada, ma è tanto, ancora tanto, tanto lunga.